a riprendere la corsa. Era quello, diciamo, l'obiettivo principale. Grazie a Gianluca e tutto lo staff medico che stanno lavorando quasi 24 ore al giorno per darmi una mano a riprendermi quanto prima possibile. Quindi sto iniziando ad avere, diciamo, quelle sensazioni positive che non provavo da tempo. Mi sono fatto male il 22 luglio, il 24 ho fatto la risonanza e dal 25 ho iniziato a fare le terapie. Quindi da quel giorno non ho mai smesso un minuto di lavorare per un obiettivo, quello di tornare quanto prima con i miei compagni. Non mi sono mai fermato proprio perché il mio obiettivo è quello di ritornare il più presto possibile, ma al 100%. E tutto questo è grazie allo staff medico che abbiamo qui, che sono delle persone eccezionali che si mettono a disposizione giorno per giorno. Il mio sogno stava quasi per avverarsi, no? Perché come tutti sanno, 2 anni fa il mio obiettivo era quello di riportare insieme ai miei compagni il Bari quanto prima possibile in B. E c'era ad un passo. Poi dopo appena 5 minuti il sogno è svanito. La partita non l'ho mai rivista più. Io non ricordo nemmeno il fallo come l'ho ricevuto, perché è una bruttissima sensazione. Però guardiamo avanti, è passato più di un mese. Sono quasi pronto per ritornare a fare quello che facevo quasi un mese fa. Io credo che con l'apporto dei tifosi, credo che ad oggi parlavamo di altro. Tante partite, soprattutto quelle dei playoff, le abbiamo sofferte in casa, ma io credo che se non ci fosse stato il Covid e al campo c'erano 20, 30, ma forse anche 40.000 spettatori, credo che le partite al fine del primo tempo erano già chiuse. E così sarebbe stato anche in finale, perché penso che il MAPEI Stadium era ricoperto di tifosi del Bari, quindi forse ad oggi parlavamo di altro, però purtroppo non siamo noi a decidere queste cose. E la prendiamo così. Da un mese a questa parte ho ricevuto tantissimi due messaggi che io non me l'aspettavo. Tutti, non c'è stato uno che non mi ha scritto: se ci fossi stato tu quella sera, magari ad oggi parlavamo di altro. A me quella frase mi fa male, perché dico, forse poteva essere così, come magari non succedeva. Quindi mi lascia un po' l'amaro in bocca quella serata. Siamo ripartiti da zero perché abbiamo cambiato quasi tutto, al di là dei miei compagni. Quindi l'entusiasmo c'è e non deve mancare. Il mister è una persona molto carismatica, che ci sta dando tanto, ci fa correre tanto, quindi non vediamo l'ora che arrivi il 27 settembre per iniziare a riprendere quello che abbiamo perso il 22 luglio. Non è facile guardare gli altri che corrono, che fanno gol, che fanno una scivolata, tutto mi manca, quindi sto lavorando duramente per ritornare quanto prima a stare con loro. È stata un'estate proprio brutta, anche perché io comunque di infortuni brutti già l'ho avuto. Però questo è stato troppo, diciamo, significativo per me, perché veniva da quella finale. Ho fatto 2 bagni, ma non so nemmeno io perché. In questo momento qua prevale l'emozione di saper che tra poco posso ritornare in campo, quindi quella voglia di andare a dormire quanto prima possibile per poi risvegliarmi già dalle 7:30 per andare in piscina, per venire al campo, per lavorare, quindi sì, l'emozione di ritornare a fare quello che prima non potevo. Prima della piscina c'è la sveglia alle 7:15 e poi c'è la piscina alle 8, che è un qualcosa di brutto, perché comunque fare la piscina alle 8 di mattino con 10 gradi non è facile, però tutto, diciamo, prevale la voglia di ritornare, quindi non fa nulla. Un ritiro forte, un ritiro very strong. Io non l'ho vissuto tantissimo il mister, perché comunque non ci lavoro con lui, però da quando passo a bordo campo per andare a fare la doccia, vedo il mister comunque è una persona molto carismatica, che vuole sempre che vai oltre la fatica. Questa è una cosa molto importante, perché poi le partite molto spesso si vincono anche al 90esimo. A noi un po' ci è mancato questa cosa e spero che il mister ce la possa inculcare quanto più possibile. Il passato del mister parla chiaro. Io conosco molti attaccanti che hanno giocato con lui, cioè che il mister ha allenato, e non hanno fatto meno della doppia cifra, quindi ci porta a ben sperare. Poi tutti gli attaccanti fanno gol. 2020 per me è stato al di là dei miei 10 gol, ho fatto un buon campionato, però comunque è stato un 2020
non proprio positivo, perché comunque il campionato è stato rimandato, il matrimonio è stato rimandato, il rinnovo è stato rimandato, c'è stato l'infortunio e poi ho perso la finale, quindi personalmente non è stato, diciamo, molto positivo. Però tutte queste cose piano piano ce le riprendiamo e quindi l'anno prossimo, così come mi sposo, cerchiamo di riprenderci la Serie B e niente. Io mi fisso un obiettivo, anche i tempi di recupero, no? Tutti mi dicono 50-60 giorni, io volevo che il ritiro iniziassi già a correre, infatti sono passati appena 37 giorni e già sto correndo. Gli obiettivi per me sono importanti, altrimenti senza obiettivi credo che sia inutile, no? Giocare a calcio. L'esultanza è nata, diciamo, la prima partita di campionato, io non ho mai avuto un'esultanza vera e propria, personale, e in quel momento ho cercato di crearmi un'esultanza. Poi ho sempre ribadito che Belotti è l'attaccante che più mi si avvicina, sai, bravo, bravino tecnicamente, però molto, diciamo, forte fisicamente, non molla mai, sempre su tutti i palloni, davvero leader, e in quello un po' mi ci rivedo, e quindi ho voluto anche emulare la sua esultanza. Comunque ho fatto 1+1, quindi è nata a Messina la prima partita di campionato. E qualora dovessi abbandonare Bari, quell'esultanza non me la porterò più dietro, perché quell'esultanza, come ho sempre detto, nasce a Bari e muore a Bari. L'anno scorso lo scherzo che mi fecero Costante, Nucci e Di Cesare, che si nascosero nell'armadio di camera mia, che sanno che più o meno sono un po' pauroso, poco tanto. Io sono rientrato alle 10:30, appena aperto la porta sono sbucati dall'armadio. E quella notte non me la scordo più, anche perché c'avevo le labbra viola e mi sono fatto acqua e zucchero. Quindi non è stato facile addormentarmi. E quello è l'aneddoto che porterò sempre dietro. Ciao, famo pochi ghiacci, cai. Cai, cai. Non ce la faccio più.